Quindi ci sono delle cose anche particolarmente curiose. E quindi anche un modo anche per i parmigiani stessi di conoscere, di insomma, conoscere meglio la città. Certo. Sicuramente, poi non sarà l'evento solo questo a fine maggio, quello rimarrà forse il momento clou, però apriremo un weekend ogni mese, quindi tutti gli spazi tendenzialmente apriranno, magari uno sarà protagonista per quell'occasione, però l'impegno quindi si moltiplicherà per 12, insomma, certo. Quindi questa è un'altra cosa in più. Stiamo coinvolgendo anche le scuole, abbiamo già cominciato a parlare con le scuole del quartiere, tipo fra Salimbene e San Vitale, per coinvolgere i ragazzi e cercare di fare un evento poi a maggio, che sarà quello che porterà il risultato finale dell'anno, quindi coinvolgendo professori, studenti e possibilmente anche artisti, cercando di fare un lavoro continuativo nel tempo, mettendo a contatto artisti e giovani, per poi avere questo mese dedicato all'arte dei bambini. E questo sarebbe bello anche magari parlarne col comune per fare proprio un mese dedicato all'arte dei bambini in tutta la città. Sì, sì. Che sarebbe una cosa, anche perché l'arte dei bambini delle volte è sorprendente, quindi non sarebbe male, credo. Cioè, Flora è la persona giusta con cui parlare di questa cosa. Sì, perché ci lavora tanto su questo. Allora. No, io lo faccio da 2 o 3 anni, già facciamo una mostra qui, fra Salimbene quest'anno anche con Maria Luisa. E i risultati delle volte sono fantastici. Sì, sì. Per quello che dicevamo prima, anche del creare anche questa, diciamo, questa. Ma anche nell'anteprima Parma 2020, in altri giorni che facciamo adesso, ci sarà uno spazio sotto i portici del grano dedicato proprio ai bambini che potranno lasciare una loro testimonianza artistica e attaccarla sotto anche perché loro è stimolante il poter. Il poter collaborare. Abbiamo appena finito questo progetto, Viaggiare con gli occhi della poesia, che chi l'ha seguito l'ha curato un po' Monica Monarchesi, ha coinvolto tutte le biblioteche anche del territorio, attraverso la Fidenza, eccetera. Veramente sono state fatte delle creazioni dei bambini che sono stupende, ma bellissime. Sì, poi il nostro intento sarebbe proprio quello di trovare degli artisti adatti, soprattutto magari sensibilizzati sulle problematiche dell'ambiente che sono sempre importanti, e trasformarle proprio in arte, insomma, e confrontandosi con artisti veri, sicuramente lo stimolo sarebbe molto maggiore, insomma, sarebbe una bella cosa. Bello. Aggiungiamo anche che c'è uno spazio in più. Sì, no, ci saranno sicuramente 3 spazi in più, li chiamiamo off fondamentalmente off. Perché non sono i 4 storici, ci sarà lo studio di Giovanna Scapinelli che ospiterà le sue opere e opere di altri artisti, mi diceva stamattina, e scultori. E poi abbiamo uno spazio che è il Bunker Set T-shirt, che è un negozio qui in Borgo Riccio, e lì ci sarà una mostra fotografica che sarà di artisti, fotografi di Reggio Emilia. E poi avremo un altro spazio che sarà l'Antichità Quinta Valla, dove Liuccia Buzzoni esporrà. E poi un'altra cosa che volevo sottolineare riguardante l'anno prossimo. Un'altra cosa che stiamo cercando di mettere in piedi è quella di una serie di convegni con personaggi del mondo della cultura, se riusciremo a portarla avanti, ma insomma, siamo ben avviati. Sì, perché è interessante portare personaggi importanti in spazi diversi, ogni volta avere conferenze, detto invito all'ascolto da quello che intendeva il nostro curatore, di questo evento, che sarà Luca Somme, che promette di seguire l'evento. E quindi c'è una bella squadra, direi. No, abbiamo tante cose in cantiere. Poi. Ecco, poi insomma, pian pianino, piccoli passi. Ecco, c'è qualche domanda, qualcuno che vuole? Artisti che utilizzano un po', sia concettualmente che con le materie che usano, il problema della sostenibilità, per cui molti artisti usano materiali molto semplici di riciclo, anche lo scultore che lavora usa delle fusioni di policarbonati, quindi recupera plastica e la riutilizza da Simona, la plastica è usata da un artista che fa lampade, eccetera, e molti hanno questo fiorusco che li unisce. Poi chiaramente noi abbiamo sempre questo così, il gusto di cercare gli artisti durante l'anno, perché poi rimane il nostro divertimento, quella è la parte bella, e quando trovi un artista poi non hai la tentazione di chiamarla è forte, anche se non c'entra niente con gli altri, magari cerchi di metterlo insieme, per cui abbiamo sempre questa sorta di indipendenza fra di noi.